disponibilità di case, strutture, alberghi anche a cittadini privati? Beh, la nostra è una posizione che è sempre uguale da sempre, diciamo no, abbiamo già dato, abbiamo 514.000 immigrati in Veneto, siamo una delle prime tre regioni in Italia per incidenza di immigrati sulla popolazione, li abbiamo ben integrati, in questo momento 42.000 di questi sono senza lavoro. Quindi per noi integrazione vuol dire dignità rispetto della persona, in queste condizioni non si può fare.